Il senatore a vita Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica Emerito, ha fatto visita all'Istituto Affari Internazionali e ne ha incontrato i responsabili e la comunità dei ricercatori. Napolitano, che ha una lunga consuetudine con lo IAE, di cui è stato per molti anni membro del comitato direttivo, è stato informato sulle attività dell'Istituto dal presidente, l'ambasciatore Nelly Feroci, e dal direttore Ettore Greco. Entrambi hanno sottolineato la collaborazione dell'Istituto con le istituzioni internazionali italiane, ma anche l'autonomia dello stesso, e hanno riconosciuto nell'azione europea e internazionale dell'ex presidente una fonte di ispirazione. Napolitano ha parlato della crisi, anzi delle crisi, del processo di integrazione e ha sottolineato il soccorso recentemente venuto all'Unione dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama e da Papa Francesco, specie sul fronte dell'immigrazione, rilevando come importante che vi sia attenzione e preoccupazione per quanto accade in Europa, anche al di fuori dell'Europa. Sulla prospettiva di Brexit, cioè di uscita della Gran Bretagna dall'UE, Napolitano ha mostrato apprezzamento per la forte campagna del premier britannico David Cameron e anche per l'impegno di buona parte del Partito Laburista perché nel referendum del 23 giugno prevalgano quanti vogliono restare nell'Unione. Infine, l'ex presidente ha individuato nel periodo 2006-2011 la fase più difficile per l'Italia sulla scena europea ed internazionale, affermando che a partire dal 2011 c'è stato un recupero di dignità e di voce, anche se il ritorno alla piena fiducia da parte dei partner sarà questione di anni. Gian Piero Gramaglia per l'Istituto Affari Internazionali. Grazie mille.